anche dall'altra parte puoi fare anche ingresso libero che non arrivano mille persone, tranquillo. E neanche se li paghi, secondo me arrivano mille persone. Per questo siamo tutti felici, penso che a partire dalla società che è stata brava a creare l'entusiasmo giusto intorno a noi. E è chiaro che per noi è bene, siamo tutti qua per questo. Vediamo che è una gran piazza e quindi vogliamo far divertire il pubblico. Il tuo esordio, la prima partita, come ti sei trovata? No, con i ragazzi benissimo, devo dire. Anche perché comunque l'ultima partita l'ho fatta ai playoff l'anno scorso, quindi ero un po' preoccupato sinceramente. Però sono contento perché comunque prima cosa che ha risposto bene il polpaccio dopo l'infortunio, quindi era quello che mi preoccupava di più. Per quando riguarda quei ragazzi così, ho avuto la fortuna di fare qualche partita con loro in settimana e sono contento perché comunque li vedi che giocano molto per me. Il mister prima ha detto che se avessi segnato una di quelle occasioni sarebbe venuto giù lo stadio. Comunque lo stadio ti ha tributato anche una bellissima standing ovation. Cosa hai pensato in quei momenti? Che emozione è stata? Ti sei stato dispiaciuto di non metterla dentro? Sì, mi è dispiaciuto perché poteva essere un bel gol. Anche se sinceramente anche farlo porto vuoto per me è uguale, basta far gol, quindi non è che poi è chiaro se veniva fuori quello là ero felice il doppio, però ripeto, secondo me l'importante era star bene, proprio quando riguarda i miei gol spero che arrivano quelli importanti a partire già da mercoledì, perché il mercoledì per noi quando indossi la maglia del Varese non puoi pensare di sottovalutare una partita oppure una competizione che possa essere la Coppa Italia o un'amichevole. Ad oggi siamo riusciti a dare il massimo per quello che avevamo e faremo così fino alla fine. Dicevo prima con il mister, siete due grandi giocatori, soprattutto in queste categorie, però incoraggiante vedere sotto l'intesa con Cappelloni, c'è uno che lancia, tu che leggi il lancio, fai il taglio giusto, insomma. Non sono sempre così scontate queste cose, anche se siete dei giocatori, insomma, che per queste categorie sono ovvio che l'asse play, attaccante, è importante nel nostro, anche annusarsi, avere film. Sì. Cappelloni comunque non lo scopro di certo io, cioè è un giocatore di categoria superiore. Secondo me poteva fare anche qualcosina in più, perché poi ci ho giocato tante volte contro, quindi sono contento. Però ti ripeto, secondo me quando sai come muoverti, prima o poi l'intesa con i giocatori la trovi, con lui e altri miei compagni non è difficile trovare l'intesa. Dici due parole, tu che ne hai viste parecchi, su questo ragazzo del Carmi, in queste prime settimane sono un po' impressionato. Se mi posso permettere, da quel poco che posso conoscere del calcio, tanto non lo so, secondo me dobbiamo proprio lasciarlo stare, perché lui è un giovane che può fare non bene di più, però questa è una piazza importante. Se cominciamo magari a mettergli pressione, a pensare che deve risolvere lui le partite, secondo me andiamo sulla strada sbagliata. Lui è un giovane, deve fare il suo e poi quello che verrà sarà tutto in più. Però ripeto, il ragazzo come atteggiamenti è uno spettacolo, perché è un ragazzo che si impegna, ascolta quelli un po' più esperti, l'allenatore. Può fare tanta strada, però come ho detto all'inizio va lasciato stare, deve fare la sua strada. Le responsabilità, secondo me, è giusto che ce le prendiamo noi un pochino più esperti.